La musica tribale non è altro che l'inizio della musica africana, fondata da musica, canto e danza. Fondamentale in quello che è nell'etnia, nella rappresentazione delle tribù, su quello che è il ciclo della vita, quindi dalla nascita alla morte, passando per le attività lavorative o le manifestazioni di gioia, la musica rappresenta a 360 gradi la vita quotidiana delle tribù africane. Ogni tribù ha il suo modo di vivere la musica e non troveremo mai una popolazione africana che suona qualcosa di simile a un'altra popolazione africana, ma tutte indistintamente hanno un loro genere e una loro melodia. La caratteristica principale della musica tribale è che riesce a contrastare il suono e il ritmo musicale con l'armonia della danza. Se guardiamo con attenzione le tribù di questo continente, ci rendiamo conto di quanto sia forte il legame della musica rispetto a quelli che sono i rituali religiosi e abituali e quotidiani. Creano proprio un legame fortissimo in contrapposizione a un movimento molto forte della musica con l'armonia della danza. Questo connubio di contrapposizioni dà proprio la caratteristica di quello che è il ritmo tribale africano. La musica tribale è composta da musica, danza e canto. Quando si parla di musica africana, si intende generalmente la musica subsahariana, perché per quanto riguarda la parte nord dell'Africa è molto più simile a quella che è la musica occidentale, o comunque troviamo delle musicalità che riconduciamo tranquillamente a quella che è la nostra tipologia di musica. La cosa importante per le tribù africane è riuscire a trasmettere i valori fondamentali della propria tribù. E per esempio per quanto riguarda l'Africa occidentale vengono utilizzati per esempio tantissimo i tamburi o comunque le percussioni, perché in alcune tradizioni del passato riportare a questa sensazione di trance, quindi dare questo movimento che ricorda molto il battito cardiaco, portava le persone a uno stato inebriato, proprio dettato anche dalla musica. Nell'Africa meridionale i pastori per esempio utilizzano i flauti o altri strumenti a fiato per controllare il movimento del bestiame. Una caratteristica della musica africana, molto strana per noi occidentali, è che viene trasmessa oralmente, non si trova nulla di scritto, non ci sono spartiti, non ci sono tracce scritte di quello che è la musica africana, ma è proprio un tramandare le origini da padre in figlio, in modo tale da riuscire a portare il più lungo e più lontano possibile quelle che sono le tradizioni della tribù. Fra gli strumenti musicali africani più diffusi c'è per esempio il kora, che è una sorta di chitarra a 21 corde, alcune vengono pizzicate, altre suonano per risonanza. Oppure per esempio l'ambira, uno strumento costruito con metallo e bambù che fanno un effetto di suono in risonanza all'interno di una cassa. E la particolarità di tanti strumenti musicali africani è che vengono prodotti grazie a materiali naturali o addirittura frutti, come per esempio le zucche. Tutto quello che deriva dalla natura può diventare uno strumento musicale. La particolarità della musica africana, che è composta prevalentemente da percussioni, è che lavora sulla poliritmia e nonostante ci siano vari ritmi, nessuno va mai in contrapposizione con l'altro. La poliritmia è al centro della musica africana. Ciao, sono la Guia, speaker radiofonica, amante del rock e della musica. Yeah.